Sono Roberto Pasquino, ho 24 anni, lavoro, sono il cuoco presso l'azienda agricola La Costa, in Brianza, ho studiato alla scuola alberghiera di Chiavenna, poi ho lavorato, ho fatto alcune stagioni in stazioni sciistiche in montagna per un paio d'anni, poi ho lavorato 2 anni a Londra presso il ristorante Cipriani e poi sono venuto in questa azienda, sono 3 anni che sono qui. E oggi vi presento questo piatto che è il nostro piatto di battaglia, il nostro cavallo di battaglia, che è la cazzuola, piatto tipico che facevano i nonni, i nostri nonni. E è fatto con le puntine di maiale che venivano allevati dai nostri contadini, verze, sedano, carote e cipolla, una cottura in umido che è tipica della nostra zona, sempre servita con la polenta. Allora, iniziamo a far scaldare l'olio in una pentola per rosolare le costine di maiale. Un filo d'olio nella pentola. Sale e pepe sulle costine di maiale. Sale abbondante. E mettiamo a rosolare le costine finché non sono ben dorate. Adesso ci vorranno almeno 5 minuti per la rosolatura. Queste sono puntine di maiale che vengono sempre dalla nostra zona, come per la ricetta nostra classica che utilizza tutte le verdure che produciamo nelle nostre zone. Questo piatto è tipico della Brianza, piatto tipico brianzolo, diciamo che è il cavallo di battaglia dei piatti brianzoli. Un piatto con una cottura molto lunga, anche perché tutte le ricette dei nostri nonni, almeno quelle della nostra zona, erano tutte cotture molto lunghe come arrosti, brasati, cotture in umido. E questa cottura, la cazzuola richiede almeno 3 ore di cottura. Ok, ora che le costine sono ben rosolate, aggiungiamo sedano, carote e cipolle tagliate finemente. Mescoliamo un pochino. E bagniamo con mezzo bicchiere di vino rosso. Lasciamo sfumare bene il vino. Aggiungiamo delle cotenne di maiale che ho precedentemente sbollentato per 10 minuti. E lasciamo cuocere il tutto per almeno un'ora prima di aggiungere le verze, aggiungendo un mestolino di brodo ogni volta che si asciuga il tutto. Copriamo con un coperchio e teniamo controllato ogni 10 minuti se c'è da aggiungere del liquido per non far attaccare le costine. Passata un'ora aggiungeremo le verze e si farà cuocere per un'altra ora, ora e mezza, in base al tipo di carne di maiale che abbiamo che cuoce più o meno lentamente.